L'immuno-oncologia, non è poi una novità, nel senso che sono diversi anni già che abbiamo di questi farmaci. Quello che è nuovo è che cominciamo ad averne tanti. Il problema di questi farmaci è che non sono un trattamento blando, ci sono gli effetti collaterali, però sono attivi in situazioni nelle quali fino a poco tempo fa non avevo niente da offrire. Dunque, come per tutto quello che facciamo in oncologia, bisogna utilizzare i farmaci nell'indicazione giusta per il paziente che ne trarrà davvero un vantaggio, ed è lì la difficoltà, perché tanti di questi pazienti ricevono questi farmaci, come già nel passato, i tradizionali, per niente, e per me il futuro sarà, tra poco, speriamo, nella comprensione della biologia della malattia a livello che è stato raggiunto, per esempio, nei linfomi, per poter definire poi qual è il trattamento più specifico.